Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 27. Gesù disse: «Il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio». E ancora Matteo, capitolo 6, versetto 8. «Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno». Lezione di educazione. Alla cassa del supermercato aspetto che la cliente davanti a me finisca di mettere sul banco la spesa del carrello. Vicino a lei la sua bambina piange. Capisco subito di che cosa si tratta. La madre si è rifiutata di comprarle ciò che voleva. Dopo aver pagato il conto si rivolge con dolcezza alla figlia. «Lea, sai che ti voglio bene». Sempre in lacrime la bambina annuisce con la testa. Allora la sua mamma le spiega: «Il mio amore per te non dipende da ciò che ti compro. Ho un buon motivo per non darti ciò che vorresti. Non pensare sempre a quello che non hai, pensa piuttosto a quello che hai. Vedi, oggi abbiamo trascorso una bella giornata. Papà è potuto venire con noi. Abbiamo buona salute, abbiamo mangiato bene. Possiamo essere riconoscenti, non è vero?» Queste parole hanno un effetto calmante. La bimba non piange più. A volte non facciamo anche noi come quella bambina. Consideriamo la vita cristiana come una serie di frustrazioni. Perché Dio non ci dà questo o quello? Quella mamma sapeva ciò che era bene per sua figlia e la amava abbastanza da non cedere ai suoi capricci. E Dio ci ama ancora di più. È Lui che ci ha creati e ci mantiene in vita. Egli conosce esattamente i nostri veri bisogni, ciò che è bene per noi. Possiamo fidarci di Lui. E se qualcosa ci rattrista, perché non dirglielo? Come questa mamma, forse non ci darà una spiegazione precisa, ma ci ricorderà che nonostante le circostanze, il suo amore per noi non cambia. Che il Signore ci benedica.